Ma non era facile giocare perché quando tu vieni da quattro sconfitte e vai a casa da capolista, è logico che soprattutto nella fase iniziale, giochi un pochino con timore. E poi col tempo si sono anche sciolti i ragazzi perché poi nel secondo tempo sei ripartito molto meglio e sei riuscito a utilizzare lo spazio che loro ti concedevano. Invece al primo tempo, proprio nelle cose anche più semplici, a volte la palla l'abbiamo mossa un po' male, però era la partita che dovevamo fare perché davanti a una squadra che gioca anche veramente bene, perché veramente bene, dovevamo cercare di fare questo tipo di gara. Sapendo che non potevi andare a imporre il tuo gioco, dovevi cercare di sporcare quelle che erano tutte le loro linee di gioco e poi dopo ripartire, abbiamo fatto bene. Poi insomma va bene così oggi, nel senso che siamo tornati anche appunto a ritrovare le nostre certezze e a ritrovare lo spirito che era un po' di partite che non avevamo più. Roberto, ci sei? Sì, ecco, ci sono, no, infatti come diceva lei, insomma, una grande attenzione secondo me sul piano proprio della fase di non possesso, no? La linea difensiva secondo me è stata inappuntabile, oggi sono state chiuse tutte le linee di passaggio, soprattutto nel primo tempo. C'è stato anche maggiore coraggio, come diceva poc'anzi, nella ripresa. È un punto da cui bisogna assolutamente ripartire. Ma sì, perché intanto è stata una dimostrazione anche di essere una squadra che è viva, perché soprattutto sul 2-1 per loro poteva diventare veramente difficile, magari sbandare. Invece siamo rimasti in partita, ci abbiamo provato anche dopo, partendo dal presupposto che con tutta, sì, non ha avuto tante occasioni, però la palla del 2-0 vera l'abbiamo avuta noi. E se va 2-0 poi magari diventa anche un'altra partita. Però va bene così, nel senso che mi è piaciuto veramente come sono stati coinvolti tutti i ragazzi, chi ha giocato, chi non ha giocato e come veramente hanno interpretato questo tipo di gara. Non partendo battuti, nonostante questi appunto siano i più forti, e cercando fino alla fine anche di provare a vincere. Costantini? No, penso che i problemi sono altri perché appunto ha detto bene il suo collega Di Marzio, io forse ho peccato anche un po' di presunzione, forse però andava anche fatto nel cercare nell'inserire più nuovi possibile, cercare magari un'identità nuova e andando a lasciare quella che invece ci aveva fatto fare in 8 partite 12 punti. È colpa mia perché sono stato un po' superficiale perché poi i ragazzi fanno quello che gli chiedi e anche oggi non è che sicuramente avevano una grandissima voglia, però è logico che poi la voglia viene supportata da quello sai che ti aiuta in campo e che hai visto che ha funzionato anche con squadre grosse perché appunto sei andato a vincere col Monza e hai fatto altre partite importanti. Però credo che quel tipo di tentativo andava anche fatto. E adesso bisogna essere bravi invece a inserire tutti i nuovi in questo contesto, perché poi dopo le partite sono tante, perché poi dopo appunto dobbiamo, secondo me, cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di tutti quanti. Scusi, mister, posso, giusto per approfondire, praticamente lei ha esagerato nell'inserire i nuovi tutti in un'unica soluzione nella partita con la regina, questo sta dicendo? No, no, più che altro il cambio tattico che Ah, magari ecco. se no di poi non è Perfetto. il discorso dei nuovi, è che ho tolto delle certezze un po' a tutti quanti, ecco, perché noi avevamo avuto certi tipi di equilibri alti o bassi, a difesa 3 per cercare di recuperare un posto davanti o in mezzo, ho tolto un po' di certezza dappertutto e quando tu passi da 3 a
a 4 o da 5 a 4 ci vuole tempo, perché proprio i meccanismi difensivi sono completamente diversi. Col senno di poi non farei più, però credo che in quel momento andava fatto. Valerio? Sì, buonasera mister, le volevo chiedere in chiave futura, da qui alle prossime partite, chi è maggiore pressione soprattutto agli attaccanti, soprattutto nella prima fase, perché forse oggi sono gli unici che si sono abbassati tanto, facevano tanto alzare l'Empoli, invece magari andare subito con una pressione agli attaccanti vi potrebbe far subire di meno le manovre degli avversari. Ma dipende molto anche dall'interpretazione che vuol dare alla gara e dall'avversario che è di fronte, perché loro hanno una grandissima capacità di muovere la palla avanti e indietro con pochi tocchi, e quindi rischiano di portarti veramente dove vogliono, e nel portarti dove vogliono poi dopo magari salta quello che saltano i riferimenti sulle zone nevralgiche del campo. Oggi l'idea era quella di schermarli e poi di ripartire con velocità con quelli che hanno le caratteristiche per ripartire, e secondo me soprattutto nel secondo tempo l'hai fatto molto bene, perché appunto hai fatto l'1-0, hai avuto l'occasione del 2-0 e anche altre situazioni sono state interessanti. Poi dopo non è che uno deve andare con un unico canovaccio, in base all'avversario, in base al momento della gara devi capire cosa, quale utilizzare, come anche il discorso di difesa a 4 magari può diventare buono in qualche altro momento di gara o anche in qualche altra gara, però credo che sia importante soprattutto continuare a cavalcare le nostre certezze. Mister, però credo che questa squadra, mi sembra di capire, in base anche a quello che ha detto lei poc'anzi, che possa fare soltanto questo tipo di gioco, cioè contenere e ripartire da qui alla fine del campionato. Potrebbe, secondo me, è solo questa l'arma che può darvi ancora un briciolo di speranza per la salvezza. Ma hai fatto delle partite che anche non così, anche col 3-5-2, perché se penso, che ne so, al secondo tempo col Brescia sei andato a prendere gli alti, all'inizio con l'Ascoli sei andato a prendere gli alti. Non è un discorso di come andarli a prendere, è un discorso di come avere equilibrio, alti o bassi che sia. Poi insomma dipende appunto molto anche dall'avversario che hai di fronte, perché passa tutto dalle caratteristiche loro. Noi non credo che in questo momento possiamo permetterci anche di pretendere di comandare il gioco. Dobbiamo fare punti in qualsiasi maniera e salvare la categoria, che è la cosa più importante. E questo certamente vuol dire anche utilizzare le qualità dei nostri giocatori, però vuol dire anche mantenere un certo equilibrio. Perché se faccio un esempio, se su 4 sconfitte tu fai 2 pareggi, brutti o non brutti che siano, magari ti trovi con 2 punti in più e togli dei punti magari alla concorrente diretta, che alla fine te li ritrovi. Quindi noi dobbiamo pensare veramente una partita alla volta a portare a casa il massimo. Ma anche oggi l'idea di provare a vincere ce l'ha avuta fino alla fine. Poi è logico che è facile, però se guardo il modulo è relativo, perché forse abbiamo creato più oggi, anzi quasi sicuramente più oggi con un difensore in più rispetto all'ultima partita, che avevi invece più giocatori offensivi davanti. Quindi è sempre tutto relativo. Senta mister, questo è un mea culpa che le fa onore, perché in sostanza lei sta dicendo diciamo in maniera palese che si è snaturato. No, non è che mi sono snaturato, perché io ho giocato anche altri anni e anche con dei buoni risultati con la difesa 4. Forse non, no, c'è... dico in base alle caratteristiche dell'organico, è questo il punto. Ma forse anche non c'era il tempo, perché tu appunto per avere certi automatismi, a cosa ti richiede la difesa 4, per come la vedo io? Ti richiede una compattezza e una distanza tra i reparti che richiede tempo, ed è quella che un pochino invece noi pensavamo venisse da sola, ma certo che è colpa mia, perché alla fine in campo sono io che rimando, quindi penso che sia sempre, che dipenda sempre da me. Posto? Vai.
Per me ha fatto una partita invece di grande sostanza, perché ha dato una mano in tutte le parti e ha provato. Poi loro sono molto bravi a spegnere immediatamente le fonti di gioco, e quindi a maggior ragione su un giocatore come lui spesso e volentieri sono andati a raddoppiare, a triplicare, però a me ha dato una grande mano a tutti i compagni e secondo me ha fatto una grande partita. A volte appunto andiamo a cercare l'estetica, lui l'estetica ce l'ha, però ha messo una grandissima sostanza. Sono convinto che con il tempo anche la sua condizione un pochino migliorerà e potrà fare ancora meglio, però per come ha fatto oggi a me piace, è piaciuto e credo che abbia dato una grande mano ai compagni. Posto no, l'ultima, Massimo. Dai. Buonasera mister, questo pareggio lo possiamo definire una vittoria di Breda, una vittoria del gruppo, un segnale alla piazza, alla società o a che cosa? Qua a Sassolini ci sono nessuno da, non è proprio il caso, qua c'è da far punti e basta, oggi è un punto strappato coi denti con una grande prestazione, poi dobbiamo far punti e basta, qua non ci sono vittorie di Breda, il gruppo, c'è il Pescara e il Pescara comanda più di tutti quanti noi, di me, dei ragazzi e di tutti quanti, quindi noi dobbiamo fare il bene del Pescara e basta, fino a quando saremo chiamati a farlo e poi dopo... ma in quel momento dobbiamo cercare di fare il nostro meglio sempre. Ecco, io volevo fare soltanto una considerazione, ma velocissimamente, perché io so perfettamente che lei ha fatto anche la difesa a 4, l'ha fatta con ottimi risultati a Terni, quando giocava col 4-2-3-1, c'erano Avenatti, c'era Furlan, c'era Ceravolo e c'era lo stesso Falletti, quindi ricordo perfettamente anche quella ternana. Sì, ma anche a Chiavari e Lentella abbiamo fatto il giro d'andata, che eravamo dentro il playoff col 4-3-1-2. Cioè, ma non è quello... i vestiti, secondo me, ogni squadra ha un suo vestito. Infatti, per questo. E dall'inizio dell'anno, tra me e Massimo, li abbiamo provati tutti. E quindi, perché tante volte quando tu hai una squadra con tanti giocatori di qualità, l'idea è quella, che puoi far tutto. Però invece il campo poi tante volte ti dice che non è così, che ci sono cose che danno più efficacia e cose che magari... hanno bisogno di tempo oppure ti richiedono delle cose diverse, quindi ma secondo me andava fatto quello che è stato fatto, purtroppo abbiamo perso 4 partite. Posto? Grazie mister, grazie.